Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parliamo di nuovo di incisori laser. Questo è lo Scoopfan S9, 90 watt in totale, con un modulo laser da 5 watt e mezzo che riesce a tagliare bene e che ha un'ottima precisione. Adesso vi farò vedere quello che sono riuscito a tagliare, quello che sono riuscito ad incidere, vi farò vedere tutte le varie caratteristiche della macchina, non vi farò vedere il montaggio perché è davvero semplicissimo, quindi mettiamolo sul bancone, vediamo com'è fatto. Ma prima devo dirvi il prezzo: costa solo 300 euro, e se riesco mi farò dare anche un codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno. Quindi un incisore laser che ci permette di tagliare, ci permette di incidere, bello da vedere, è semplice, non ha nulla in particolare per quanto riguarda eventuali display eccetera, semplicemente un controller che si accende e che ci permette di ottenere degli ottimi risultati. Adesso mettiamolo quindi sul bancone, guardiamo com'è fatto e guardiamo quello che sono riuscito ad ottenere. Iniziamo. Come sempre iniziamo guardando il controller, il primo elemento che abbiamo di fronte guardando il nostro incisore laser. Nella parte superiore abbiamo l'ingresso USB, l'ingresso per l'alimentazione e il tasto di accensione on off, modello Scoopfan S9, come vi ho detto in totale 90 watt di potenza, ma il modulo laser ha 5 watt e mezzo, quasi 6 di potenza. E allora guardiamo anche la struttura, profili in alluminio con una bella colorazione azzurrata, abbiamo anche delle incisioni centimetrate che ci permettono di posizionare bene i nostri pezzi, quindi inciderli con più precisione. Abbiamo un'area di incisione di 42 x 41 cm. I vari assi si muovono guidati da queste cinghie comandati da dei motori. Il motore dell'asse Y è posizionato solo da una parte, è sincronizzato da questa barra in metallo che conduce il movimento fino alla parte sinistra. La cinghia dentata infatti è posizionata da entrambi i lati. L'asse X invece si muove tramite un motore e scorre anche questa tramite una cinghia per mezzo di ruote eccentriche gommate. Quindi guardiamo anche il cablaggio all'interno di questa garza in nylon, tutti i cavi sono ben raccolti, quindi risulta tutto ordinato. Per quanto riguarda appunto il cablaggio, non avendo sensori di fine corsa, avremo solamente i connettori del motore ed il connettore del modulo laser, tutto davvero molto ordinato. Il modulo laser ha questa protezione rossa sulla parte bassa che riesce effettivamente a filtrare i raggi del laser. Questo è un cilindretto che ci permette di mettere a fuoco, infatti la distanza che dobbiamo avere da questa parte fino alla superficie da incidere deve essere proprio dello spessore di questo cilindretto. Viene data in dotazione anche un ulteriore pezzo di ricambio, quindi un'altra protezione in plastica sempre di colore rosso. Troveremo pure gli occhiali protettivi, anche se in realtà questo tipo di occhiale protettivo non mi ispira molta fiducia. Vi consiglio di acquistare degli occhiali protettivi di buona qualità. Come vi dicevo, il montaggio è davvero molto semplice, richiede pochissimi minuti, si monta forse in 10 minuti. Quindi bisogna montare questi piedi, sono 3 piedi della stessa forma più il controller che funge da ulteriore piede. Basta semplicemente avvitare delle viti, tutto verrà mantenuto perfettamente in squadra, quindi perfettamente a 90 gradi. Ma andiamo al dunque, vediamo direttamente quello che sono riuscito ad ottenere. Ormai classico test che utilizzo per gli incisori laser, ho realizzato dei tagli sempre a 200 mm al minuto, ormai velocità standard, perché voglio vedere come si comportano ad una velocità bassa ma anche non sia estremamente bassa. Quindi 200 mm al minuto, come vedete sono riuscito a tagliare già con 2 passaggi dall'80% di potenza. Ovviamente 3 passaggi anche al 60% sono riuscito a ottenere dei tagli pulitissimi. Questi sono gli scarti della lavorazione e come vedete i tagli sono riusciti davvero molto bene. Mi sarebbe piaciuto se anche con un solo passaggio almeno al 100% fosse riuscito, ma stiamo parlando di 200 mm al minuto, se fossero stati 100 mm sarebbe riuscito sicuramente senza alcun problema. Queste invece sono 2 foto, 2 screenshot, quindi non ad alta risoluzione, e ho deciso di stamparle per vedere la qualità. Ho inciso a 3500 mm al minuto al 90%, ottenendo un buon risultato. Come vedete anche i dettagli del drone sono venuti molto bene, però ovviamente riducendo la velocità e abbassando di conseguenza anche la potenza, il risultato è venuto molto più netto. Lo stesso per quanto riguarda i riempimenti, ho fatto diverse prove e già 40-50% a 3000 mm al minuto mi piace come riempimento, forse è più indicato il 40%, ma dipende sempre dal risultato che vogliamo ottenere.
Lo stesso per quanto riguarda le scritte, già a 1500 mm al minuto, 70-80% abbiamo degli ottimi risultati. Riducendo un pochettino la potenza, già dal 60% potrebbe essere accettabile, ma 50-40% sono troppo leggeri. Questo è il mio logo, anche questo stampato 1500 mm al minuto, 40% di potenza, ottimo risultato, mi piace tantissimo. Questo invece è il taglio di una scritta che ho tentato di ottenere, ma in questo caso effettivamente non sono riuscito a ottenere un buon risultato, quindi non ha tagliato, è quasi passato dall'altra parte, però questa volta con questo incisore laser non siamo riusciti a ottenere il taglio passante dall'altra parte, e questo è un compensato di betulla da 3 mm. Poi ho fatto la prova di incisione su questo cartone, un cartone di un imballaggio, come vedete pulitissimo, senza segni di bruciatura. Sono riuscito a dividere con precisione con un taglio rettissimo, oltrepassando questo cartone composto da 5 strati. Davvero un bel risultato. E per ogni lavoro che vi faccio vedere, come faccio per ogni recensione di ogni incisore laser, vi lascerò dei timelapse della realizzazione dei tagli e delle incisioni, ma anche qualche inquadratura dettagliata durante la lavorazione. Questo invece è il foam, l'ho preso proprio dall'imballaggio di questo incisore laser. Anche in questo caso taglio eseguito senza nessun problema, stiamo parlando di 19 mm di spessore. Ovviamente vi lascerò in sovraimpressione anche i vari parametri con cui sono riuscito a ottenere questi risultati. Per esempio in questo caso eravamo quasi riusciti a passare da una parte all'altra, ma ho dovuto aumentare il numero di passaggi per ottenere un taglio pulito e netto. Dopodiché sono riuscito anche ad incidere sul metallo. Su questo pennello ho scritto semplicemente ciao, e come vedete il risultato è netto, preciso e si vede molto nitidamente. Ovviamente quando incidete le superfici così riflettenti fate attenzione, perché il raggio laser può riflettersi e quindi eventualmente colpire superfici che non dovrebbero essere colpite o riflettersi verso i nostri occhi, quindi proteggetevi ed evitate di guardare l'incisione durante la realizzazione di queste superfici. Dopodiché sono riuscito anche a incidere uno spessore da 10 mm, ragazzi, guardate, un ottimo risultato sia per quanto riguarda la precisione nell'incisione, quindi dettagli molto piccoli incisi davvero benissimo, e per quanto riguarda lo spessore 10 mm tagliati in tre sole passate. Questo è un pezzettino di legno che si trova all'interno della confezione. Poi ho provato a fare anche un'altra incisione sempre dello stesso pezzo, perché volevo realizzare una sorta di portachiavi, ma sono stato sfortunato e ho beccato un nodo nel legno, quindi non sono riuscito a passare dall'altra parte, ma solo su questo punto. Il resto è riuscito perfettamente, quindi inciso anche questo e tagliato con molta facilità. Davvero un bel risultato.
Per quanto riguarda quindi la precisione di questo incisore laser, vengono date anche queste gommine autoadesive. Vanno messe una per lato, una a destra ed una a sinistra per ogni piede, in modo da aumentare l'aderenza sul piano d'appoggio ed evitare che l'incisore laser durante le incisioni con velocità elevate possa muoversi anche in modo microscopico e quindi causare mancanze di precisione. E a proposito di precisione, ragazzi, ho inciso su questo stuzzicadenti, non sapevo cosa scrivere, volevo scrivere qualcosa di molto piccolo ma leggibile, e ho scritto qualcosa di molto piccolo ma leggibile. Guardate, su uno stuzzicadenti, grazie alla precisione di questo modulo laser, quindi una precisione di 0,01 mm con un punto di incisione laser da 0,6 mm. Guardate, un'incisione davvero riuscita molto bene. Una scritta piccolissima, considerate che questo stuzzicadenti ha una superficie, un diametro di 2 mm. E la scritta è leggermente più piccola, quindi in 1,5 mm abbiamo scritto una frase completa ed è venuta davvero molto bene. E per tutte queste incisioni e questi tagli ho utilizzato LightBurn, quindi il programma apposito per gli incisori laser che ci permette di impostare diversi livelli, di impostare diverse potenze e quindi realizzare delle immagini, dei tagli e delle incisioni che siano suddivise in settori, quindi possiamo incidere in una superficie, successivamente tagliare il bordo, come ho fatto con questi portachiavi. Quindi un programma che effettivamente costa circa 50 euro, ma ci permette di sfruttare al 100% le potenzialità dei nostri incisori laser. Ma se volete potete utilizzare anche laser GRBL, consente di utilizzare in modo più base il nostro incisore, ma comunque di ottenere dei buoni risultati, anche se ci fa smanettare un po' di più per ottenere delle buone impostazioni. Questa è la parte posteriore del modulo laser. Come vedete abbiamo due piccole viti che una volta svitate ci permettono di scorrere in alto e in basso, quindi di regolare la messa a fuoco posizionando il cilindretto di cui vi parlavo poco fa. Allora, mi sarebbe piaciuto se ci fosse stato dove riporre questo cilindretto quando non si utilizza, perché è facile smarrirlo, tra l'altro essendo cilindrico può rotolare via. E queste viti effettivamente sono un po' piccole, non sono difficili da svitare, per carità, non vanno nemmeno strette molto forte, però se avessero utilizzato delle viti un pochettino più grandi effettivamente sarebbe venuto più comodo riuscire a svitarle. Sulla base quindi del modulo laser troviamo solo questa protezione in plastica di colore rosso, non troviamo alcun sistema che simuli l'air assist e nemmeno una predisposizione per poterlo montare aftermarket. Eventualmente è possibile comunque stampare anche in 3D dei sistemi che ci permettono di convogliare l'aria ed evitare che si formino eventuali bruciature come in questo caso. Effettivamente, non essendo dotato di air assist, non ci sono molte bruciature. Ci sono solo in alcuni cerchietti, ma come vedete per esempio su questa parte non sono presenti. Dove invece ha realizzato due passaggi, allora si vede un po' di bruciatura. E allora ragazzi, abbiamo visto quindi un incisore laser capace di tagliare 10 mm, quindi una buona potenza, ma una buona potenza ben modulabile, ben gestibile, perché siamo riusciti ad incidere anche su questo stuzzicadenti. Quindi cosa significa? Che abbiamo davanti un ottimo prodotto che ci permette, spendendo relativamente poco, perché stiamo parlando di rapporto qualità prezzo, 300 euro non sono pochi, diamo il giusto valore al denaro, però per quello che ci offre effettivamente non sono tantissimi. Quindi un incisore laser che ci permette di risparmiare rispetto a tanti altri modelli, ma che ci permette di avere degli ottimi risultati. Detto questo, non mi resta che invitarvi a guardare il link nel primo commento e nella descrizione per poterlo comprare, perché sono sicuro che riuscirò a ottenere anche un bel codice di sconto, almeno me lo auguro. Per il resto non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video qua giù sul tastino con il pollice in su, cliccate anche sul tastino iscriviti e sulla campanella per attivare le notifiche. Adesso non mi rimane che salutarvi davvero e darvi appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!